Ragazzi, benvenuti e bentornati su Metal Gear Solid. No, su su Ape Escape 3. Comical Espionage Action, Snake Escape e questa parodia di Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Snake Escape in questo caso. Questo è uno dei minigiochi presenti all'interno di Ape Escape 3, qualcosa di fantastico, e è uno dei miei minigiochi preferiti perché all'epoca ci giocavo tantissimo. E quando ero piccolo e giocavo ad Ape Escape 3, neanche conoscevo Metal Gear Solid, per dirvi. Io direi di andare subito in gioco, ragazzi. Cioè, c'è tutto. Al posto del marchio della Fox, cioè Ape. Giustamente. Contenuti extra? Beh, non abbiamo... Giustamente non abbiamo mai giocato, quindi... Professor, can you hear me? Who's that? You caught me doing the laundry. All these darn sheets. I've got a request to make of you as an old high school friend. Ah, Campbell, is it? The same. Been a while, hasn't it, Professor? Or should that be Stonehead? Oh, don't bring up that old nickname. Haven't we buried the hatchet by now? Anyway, what can I do for you? Got something to ask you, and I'm really hoping you're gonna give me the right answer. You know Snake, right? Well, I see you're just as roundabout as ever. It's about Snake, you say? That sharp-eyed little tyke? What, something happened to him? Blind-eyed bully, more like. He's dropped off the radar screen. That's so. He always did like playing hide-and-seek back in the day, but... Huh? I got the sense he really hated it. Anyway, he's infiltrated a base somewhere to destroy the latest version of Metal Gear. But I've heard nothing from him within the agreed amount of time. What? But then what's your request? Out with it! Let me know what you've got in mind. I'd like you to help me locate Snake. Hey, I thought you were the pro at that sort of stuff. This old geezer's a pro at studying apes nowadays. Also, I've decided not to get involved in these sorts of things anymore. This particular affair is not necessarily without any relevance to you. The latest version of Metal Gear has an ape-like aspect to it. What the heck are you talking about? A specially trained ape guerrilla force commandeered the latest Metal Gear, and they've holed themselves up in a base somewhere. They're demanding 10 billion bananas. If we don't give them what they want in 72 hours, they're talking about firing Metal Gear's lazy cannon. Naturally, there's no way the government will accept such outlandish demands. And that's why Snake went storming in. However, those simian specialists who hang out here with you, I'd like to get their help. I'd like to help you, but there's just one snag. You see, all of them, Hikaru, Kakeru, Satoru, and Sayaka, are at summer camp for their whole summer break. And they're getting back next week. Summer camp? This is a national emergency. This is a once-in-a-lifetime educational experience. Sure. Whatever you say. Also, that monkey net is broken and can't be used. I see. We wouldn't even be able to capture them. Look, I'm begging you. Isn't there something else you can do? Crikey! Put me on the spot, why don't you? Eureka! I've got it! It might just be the ticket. So, what have you got in mind? Is Snake's battle data still around? Yeah, it's around. But what are you getting at?
get it over here at once. I'm going to upload the data into the latest model monkey helmet. Then I'll do a bit of this and some of that and voila! Sorry. I'm not really following you. The long and the short of it is that we'll take a monkey who's loaded up with Snake's battle data and warp him over to where the action is. Will that work? Of course it will! Fight monkeys with monkeys! Campbell, have some faith in me. Okay. I'll get his battle data sent over to you right away. One more thing. You'll need to keep this matter absolutely top secret. Gotcha! This is Snake. Anyone on this codec frequency? If you can hear this, get back to me right away. Okay. I can make out the voice of a monkey. But let me guess, you're an agent who's been warped in here. Okay. Key. You're sure brimming with confidence, aren't you? So you've come to find me. Key. I see. The codec's broken. Can't use the wide frequency band, so I haven't been able to contact the Colonel. Anyway, my mission is to take out the latest version of Messel Gear. Trouble is, I'm located near the innermost part of the base, and it doesn't look like I'm going to be able to move for some time. Looks like I'll need you to do the moving for me. From here on, let's use this frequency to communicate. I think you'll be able to provide a good deal of support here. You should also know that the baddies are some pretty tough cookies. Do your best to go around without having them see you. You'll need to be really good at clinging to walls, crawling along slowly, and other actions. If they find you, do everything to get out of there without engaging them. You with me? Hope that's true. Let me teach you how to operate the banana pistol. Tilt the right analog stick back to get into position, then release it to fire. Be sure not to run out of ammo. That's why you'll always want to be looking for item boxes. Item boxes contain banana pistol ammo, but also various kinds of other equipment you'll need. If you come across one, grab it without delay. Not too much strain on the brain to keep that in mind, huh? Okay, now, head to the far end. You'll find a huge elevator. Let's get in touch again once you've reached it. Okay. Eccoci, ragazzi. Comandiamo una scimmia. Vestita proprio come Solid Snake. Io però non mi ricordo come si gioca. Ok. Ok, così ci si tuffa. Così, prima persona. Ok. Appunto, ragazzi, io non ricordo come si gioca. Quindi potrei fare delle figure di merda. Qui c'è anche una razione. Però c'ho le razioni al massimo, giustamente. E mi piaceva tantissimo perché io da piccolo adoravo i giochi stealth come Hitman e Splinter Cell. Quindi per me giocare un gioco in stile Metal Gear che non conoscevo, non ho mai giocato i Metal Gear a parte i primi due che ho recuperato più tardi, per me era un'esperienza unica. E sì, è imbarazzante dire che il primo approccio con Metal Gear è stato su Ape Escape 3, però ognuno è il suo, no? E poi chissà, essendo che io Metal Gear Solid poi l'avrei voluto recuperare, magari le esperienze blind potrei anche portarle qui con voi sul canale, perché no? Qui c'è un'altra razione, ma siamo al massimo. Banana. E dobbiamo raggiungere l'ascensore, se non sbaglio, giusto? Detto così. Oh.
Dice un'altra razione, ma siamo al massimo, quindi è inutile prendere le razioni. Cioè, non è che è inutile, non possiamo prenderle. E mi è ancora sconosciuto il motivo di questa collaborazione con Ape Escape. Credo che noi dobbiamo raggiungere la... Guarda che qui c'è la cassa. Cioè, è geniale come cosa. Però... perché? Madonna mia, ok. Qui abbiamo un po' di compagnia. Non mi ricordo neanche quanto dura, devo essere sincero. Però volevo dedicarci un video a parte perché merita. Ok, proiettili per la pistola. Ma aspettiamo che scende. Scenda la scimmia. Ok. Questo non si può rompere. Perfetto. Ah, qui c'è sexy. Io come scendo però? Oh. Un po' una situazione di merda. Scusate se parlo poco, ma anche se è Ape Escape mi devo concentrare. Non che sia così importante, perché mi ricordo che da piccolo mi sgamavano spesso e non è che succedeva nulla. Però proviamo a giocare per bene, adesso che sto immortalando tutto su YouTube. Faster than I would have thought. Guess you've got some talent. You sound like me. Once you've stepped outside, cross over the snowfield, and then head to the far end. You'll come to a building, find a way to break in. There are landmines buried throughout the area, so be sure to watch your step. Could be. You should be able to make them out if you really keep your eyes peeled. But it'll be kaboom if you step on one. They'll explode even if you crawl over them, so watch out. One more thing you'll need to be aware of. Surveillance cameras are constantly in operation all around the building. Do what you can to keep out of their sight. Got it? You got it, right? Good. Let's talk again once you've made it to the building. Break a leg. Rookie.
Ok, mi ricordo questo livello perché mi piaceva un sacco. Ah, lì ci sono le telecamere. Forse devo prendere la mira? Cioè devo sparare con... No. Vabbè, almeno vi ho fatto vedere la schermata del game over. E... Ok, ci siamo. Non dobbiamo andare lì. Proprio no. Alterazione. Ma noi qua dentro ci possiamo andare, no? Ah, ecco come si... Si sta contro il muro. Ok. E come dovrei... procedere però. Forse così? No. Allora. Di là. Qui è semplicemente per prendere una razione. Ah, ecco, così si mira. Porco Giuda. Oddio. No, vai sotto. Sono stato un po' stupido, ma non importa. Qui le scimmie sono impanicate, non sanno più che devono fa. Però ora che ci penso, è un bene che io vi stia facendo vedere tutte queste cose, perché comunque sono dettagli di gioco che... Incrementate la sicurezza, come potete vedere. Proprio come in Metal Gear Solid. Ah, lì ci sono le mine. Se io sparassi alle mine, credo che mi sentirebbero, quindi... E vediamo di interagire con le mine. Lì c'è anche una telecamera che non avevo visto. Ok. Munizioni. Io credo che quelle... i muri si potessero rompere in qualche modo, solo che non ricordo come. Probabilmente con qualche oggetto che ancora non abbiamo. Non sono qui per completare Metal Gear Solid al 100%, ragazzi. Cazzo, la telecamera, vabbè. Non sono qui per completare al 100%, quindi non mi interessa cose secondarie, roba varia.
Però se volete recuperare Ape Escape 3 vi invito a farlo, e se siete fan di Metal Gear Solid vi invito anche a recuperare Metal Gear Solid, perché magari ci sono delle chicche che sicuramente voi potrete cogliere meglio di me. Allora, aspettiamo che questa scimmia passi. Ok. Chi? Oh no! Via, 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 via. Non c'è un condotto? Oddio! Bene. Non mi ricordo come si chiama il... quello che abbiamo fatto adesso. Il menare a corpo a corpo è una tecnica, o comunque aveva un nome particolare su Metal Gear Solid che non ricordo come si chiama, però vabbè. Noi giustamente lo conosciamo perché nel nostro casco ci sono tutti i dati di Solid Snake. Stavolta controlliamo se passa qualcuno. Che fastidio che devo tenere premuto, ecco. Oh no no no, mi far cadere giù. Lasciamola. Ma perché cadi di sotto? Ok. Ci siamo. Entra. Vabbè, ci scopriamo. No. Ok. Non lo attiva. Mi ha visto. Va bene. Via. Fammi andare via. Ah, forse perché c'è stata l'allerta. Fa che non mi vedano. Okay.
hear me? I just saw a shadow nearby. Watch out! I think you've got some real trouble ahead. You're going to have to take him out to progress. You've got a powerful weapon at your disposal, so put it to good use. I'm counting on you. E mo c'è una boss fight, ragazzi. Madonna! Ma io basta che mi accovaccio. O sbaglio? La potente arma è il fatto che io mi possa accovacciare. Forza, vai giù. Aspettate, voglio vedere se... Aha. Come si usa? No, stai giù. Bella mira. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Looks like you've reached the facility. However, this is where the real fun begins. Ukiki. The facility is protected by surveillance cameras, laser sensors, and other robust security systems. Make it past those defenses, and once you've reached the top, make your way down the ramp. Kiki. That's where the banana warehouse is located. Do whatever it takes to reach that warehouse. Ukikikiu. Something wrong? Ukikikiu. I'm counting on you. A cardboard box is lying around near the starting point. Use this to sneak by the other monkeys. Here's how. Briefly depress the left analog stick to get into a crawling stance, and then briefly depress the right analog stick. You'll even be able to move around like that. Give it a try. Good luck. Rookie! Oh, pure questo mi piaceva un sacco come livello, perché era tutto a tema Giappone. Tra l'altro ci viene introdotta la scatola, la famosa scatola presente su Solid Snake. Sì, su Solid Snake, cioè su Metal Gear Solid. Con tanto di banana scritto sopra. Prendiamo le razioni. Dai, su. Il radar, tra l'altro, non sembra funzionare. Ok, sì, funziona. C'è una telecamera di sicurezza qui. Non posso guardare. Ma giustamente sto nella scatola, non posso fare molte cose. Ma vuoi vedere che... Sto zitto, che è meglio. Magari me la riesco a fare tutta con la scatola. Oh, detto fatto. Aia! No, non sono così stupidi. Cosa ho attivato?
Ah! Come... No, non puoi vedermi, dai. Sto fermo. Forse dobbiamo andare di qua. Per arrivare sul tetto, sì. Non vedo cosa ho davanti a me. Oh Madonna santa. Non me la ricordavo sta parte. Io volendo penso che mi possa pure buttare direttamente di sotto. Forse sarebbe la cosa ideale. Devo saltare sopra, ho capito. Watch out. You're going to have to take out the boss who's guarding the bananas. Get as close as you can to him without being noticed. And then unleash everything you've got. Oh, oh. No, aspetta, come dovrei battere questo boss? Faccio a colpirlo con le granate. Da prima o poi qualcuno andrà a segno. Dai! Continua a guardare la porta, mi raccomando. Ok, ce l'abbiamo fatta paradossalmente. Prendiamo un po' di granate. E si va. Looks like you finally made it to the nerve center. That's the so-called brain. Uh-huh. That's where the computer that controls Metal Gear is housed. For security reasons, the computer is actually situated in several different locations. In order to stop Metal Gear. You've got it. I've already destroyed some of them, but there's still some left for you to take care of. Can I leave them to you? Good. If that's the case, we don't have much else to talk about here. You'll need a watermelon bomb to destroy the computer. You heard me. Set it in place right in front of the computer, and then detonate it. Once you've selected the watermelon bomb, tilt the right analog stick in the direction you want to place it.
detonate it by quickly depressing the right analog stick. If you use several bombs, they'll all go off together if they've been placed close enough to each other. Get the hang of these steps. Once you've blown up the whole computer, a door leading out will open up. The door is huge, so I doubt you'll miss it. I'll be waiting for you on the other side. Let's meet up there. Rookie! Ok, dobbiamo distruggere tutti i computer. Non so quanti siano. S3, no! Dove ne trovo altre lì? Ok. Volevo farmi esplodere per ricominciare, però... forse è meglio di no. Dobbiamo trovare gli altri computer. Che sia di qua? Credo proprio di sì. Giuda, non l'avevo vista. Allora, vediamo se la prossima, se il prossimo computer è stato qua. No, ci sono soltanto dei poster. Credo che lì ci sia l'uscita. Forse con queste mine possiamo effettivamente entrare all'interno di quei posti segreti. Proviamoci. Voglio vedere cosa c'è. Hai salvato un prigioniero. Ah! Non me lo ricordavo sta cosa. Vabbè, ripeto, non siamo qui per farlo al 100%, quindi non ci interessa. Se non salviamo tutti i prigionieri o se non troviamo tutti tutte le targhette, tutti i collezionabili. Ah, lì c'è la porta finale. Cioè l'uscita, la porta finale.
E qui dovrebbe esserci l'ultimo computer. Credo, sì. Cioè, credo sia l'ultimo computer, non lo so. Si è aperta la porta? No. Bello come la telecamera non dica niente del fatto che c'è uno scatolone che si muova. Qui dentro ci siamo stati? No! E allora sarà questo l'ultimo. Yes! E si va verso l'uscita, ragazzi. Dopo questo livello credo ci sia l'ultimo, in cui ci sarà... accadrà una cosa molto particolare. Credo sia dopo di questo. Ok. You listening? A really nasty boss is waiting to surprise you. You can use explosives against him. Set a watermelon bomb in place and let him fall into the trap. Ok, no, c'è una boss fight che non ricordavo. Oh Gesù santo. Se gli lancio... Oh 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 oh. Mi serve una razione. Grazie, professore. Mi serviva una razione. Spammiamo granata più non posso. No! Dai! Ma perché non lo stanno prendendo? L'abbiamo fatta! Era così tanto una cazzata! Ci prendiamo le razioni perché... sennò è un po' un problema. E ora finalmente dovrebbe esserci l'ultimo livello con poi l'ultimo boss. That's the hangar Metal Gear is in. Right now I'm located a short distance ahead of it, and I'm checking out what state Metal Gear is in. That's strange. I thought I heard something starting up. Since you've destroyed the entire control computer, what the heck is going on? Uh-oh. It's probably a function of the main security system. The system is set to activate Metal Gear if the entire control computer gets shut down. For now, let me go first. Catch up with me as soon as you can. Chissà cosa sarà successo a Snake. Adesso vedremo, ragazzi. Questo è l'ultimo livello prima del boss finale. E che boss finale, ragazzi. Per i fan di Metal Gear Solid sarà una bella sorpresa, una bella chicca.
Mi spiace avere queste mancanze in ambito Metal Gear Solid, ragazzi, ma spero di poterle colmare insieme a voi in delle future serie. Cerchiamo di non farci vedere, ma tanto ogni volta che dico così succedono le peggio cose. Andiamo. Oh, oh, oh. Hey, pull yourself together. You're not giving up on me, are you? Pensavo si potesse passare comunque, invece no. Lovely cowgirl. Ma pensavo si girasse dall'altra parte. Esci. Cos'è esploso lì? Posso dove io posso nascondermi? Oh oh. Perfetto, un altro prigioniero. Così, tanto per... Ok. Si torna in azione. Ok. Ok, credo che in questo condotto ci siano soltanto queste risorse. Risorse poi. Granate. Quindi direi di procedere. Oh Madonna! Mi stanno colpendo da soli. Va bene. Ma sentili.
prendi ste cose. Grazie. Vaffanculo. Io non so cosa dire. Revolver Ocelot. C'è una statua di... statuetta di Metal Gear Solid. Sì. Solid Snake. Oh oh. Ma credo che io debba distruggerlo prima che... Gesù. Non credo di che riuscirò a farcela. No! Ho bisogno di una razione. Oddio! No. Oh oh. Oh, grazie al cielo. Via. Qui siamo al capolinea. Prego, schiatta. Cosa mi ha colpito? Oh oh. E dai. No, io dove si è colpito da solo. Anch'io mi sono colpito da solo. Vabbè, spawnano razioni, proprio. Oh oh. Ho fallito? Sì, ho fallito. Ma quello dovrebbe essere il famoso Metal Gear Solid? Possiamo anche picchiare Snake. Dice Natsumi. Ok, cerchiamo stavolta di fare di meglio.
La resa dei conti. E noi non abbiamo razioni. So you're an agent, huh? Sure are one brave little monkey. Pretty sharp eyes you've got there. Anyway, I guess we brought the world back from the brink of catastrophe. And it was all due to you. By the way, we haven't been properly introduced yet. I'm Snake. You can call me that from now on. And you? Interesting. A pair of snakes. Nice to meet you, Snake. I think we're going to get along just fine. Okay. I'm off to Colonel Campbell's place to report on the mission. What are you going to do now? Is that right? Well, I guess that's the way it goes. We'll probably meet again somewhere. Ragazzi, abbiamo finito Metal Gear Solid. Dove l'S dovrebbe stare per Saru, che è scimmia in giapponese. Ragazzi, è stato particolare. E mi sembra che anche all'interno di Metal Gear Solid 3 ci sia una specie di easter egg o qualcosa relativo ad Ape Escape. E diciamo che io non è che sono un esperto di Metal Gear Solid, non volevo giocare e fare riprovate su Metal Gear Solid, anche perché voglio dire, stiamo parlando di un minigioco di Ape Escape 3, e però appunto ci tenevo comunque a dedicargli un episodio a parte, anche perché comunque alla sua durata avrebbe allungato troppo l'episodio extra. E quindi diciamo che questo effettivamente è il nostro ultimo appuntamento con Ape Escape 3, ragazzi. Si chiude con Metal Gear Solid. Io vi ringrazio, ma già vi avrò ringraziato nell'episodio extra precedente a questo, per avermi accompagnato all'interno di questo, di questa riscoperta, di questa divulgazione di uno dei miei giochi di infanzia preferiti, ovvero Ape Escape 3, e soprattutto di avermi accompagnato dal primo all'ultimo Ape Escape, almeno quelli canonici, quelli usciti in Europa. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima serie. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto. A presto, ragazzi. Ciao a tutti.